Sono Cristiano Roncuzzi e per il Movimento 5 Stelle dovrei avere l'onere di gestire materie di leggerine come welfare, sanità, politiche abitative, e quindi una grandissima responsabilità in una città che sta soffrendo tantissimo. Sarà un lavoro molto duro, perché 5 anni di governo, di malgoverno del PD hanno lasciato una situazione davvero difficilissima da gestire, tantissimi soldi sprecati, non si sa bene in quali rivoli, tantissime associazioni che vengono utilizzate principalmente per progetti molto costosi che non producono nessuna utilità per i cittadini. Insomma, avremo un lavoro molto duro da fare, cominciando da andare a controllare euro per euro che fine hanno fatto i soldi del comune. Quello sarà la prima cosa da fare. Dopodiché cercare di organizzare una macchina che sia veramente in grado di rispondere ai problemi, che sappia valutare quali sono le reali necessità e promuovere solamente quegli interventi che sono davvero utili e capaci di essere risolutivi. Un reddito di cittadinanza potrà essere possibile a Bologna? Ci stiamo ragionando, in realtà ci sono degli strumenti che assomigliano abbastanza al reddito di cittadinanza, ad esempio i tirocini formativi che vengono utilizzati già per persone che perdono il lavoro, che danno 400 euro in cambio di un lavoro di 30 ore settimanali, e che normalmente viene utilizzato in particolare però per dare manodopera a basso costo dentro aziende. Noi stavamo cercando di ragionare se era possibile fare qualcosa di simile, però aggiungendo qualcosa di più, cioè dare una specie di reddito di cittadinanza che non è tanto monetario, ma compensato con servizi che possono essere gratuiti. Ad esempio garantire il trasporto, garantire una casa o comunque una soluzione abitativa in cambio di lavoro che il comune possa utilizzare per utilità sociale, in modo da non creare discriminazioni, marginalità o un muro tra chi ha una situazione di agio e di disagio, non ci sia lo stigma. Ci sono tantissime cose che vanno fatte per il comune di Bologna, per la collettività, che potrebbero essere gestite da queste persone che in un momento di difficoltà prestano un'opera sociale per la comunità. In fondo, chi non ha lavoro in questo momento ha tantissimo tempo libero a disposizione, il comune può pensare di cercare di impiegare nella maniera più costruttiva questo tempo che queste persone hanno, in cambio potrebbe garantire dei servizi. Varie zone un po' degradate, ci riesce a fare una mappa della situazione attuale? Esiste un grosso problema con le persone da integrare all'interno della comunità bolognese. Ora, Bologna ha una storia particolare, perché ogni 5 anni il 20% dei cittadini bolognesi si allontana dalla città e arriva un 20% di immigrati, che sono immigrati anche italiani, non solo stranieri. In questo momento il problema più grosso è che gli immigrati sono stati concentrati sostanzialmente nei quartieri più poveri della città, che sono la Bolognina, San Donato, la Barca, senza che il comune mettesse in campo nessunissima politica che aiutasse l'integrazione, per cui si sono create dei piccoli ghetti, piccoli non tanto, perché nella Bolognina stiamo parlando ormai del 30-40% della popolazione del quartiere che è di origine straniera, che hanno grosse difficoltà di integrazione, non solo, rischiano di creare quelle dinamiche che sono proprio del loro paese, per cui diventano delle comunità autoreferenziali che creano delle problematiche con i cittadini autoctoni. Quindi su questo bisogna lavorare moltissimo, cercando di entrare in contatto con queste comunità e lavorare perché questa barriera tra il cittadino bolognese e quello di nuova immigrazione un po' si abbassi, si attenui, anche perché è fondamentale poi per poter gestire in maniera intelligente la sicurezza, che è il primo strumento che permette l'integrazione, perché chiaramente se c'è paura dell'uno verso l'altro è impossibile ragionare di integrazione, anche perché la sicurezza penso che sia un bene comune che riguarda tutti, anche chi si allontana dal suo paese perché magari lì vive situazioni drammatiche, ovviamente non vuole trovare situazioni drammatiche riproporsi nel paese che in questo momento è ospita, quindi c'è tantissimo lavoro da fare, il PD anche su questo, addirittura le politiche sull'integrazione le ha
delegate all'ASP Comune di Bologna, ne ha perso completamente il controllo e oggi se vai a uno sportello qualunque del servizio sociale e chiedi ma per le politiche dell'integrazione a chi posso chiedere, loro non ti sanno dire più niente, non sanno neanche dirti che devi andare a parlare con l'ASP, non c'è assolutamente nulla, è tutto demandato alla buona volontà di chi fa queste politiche, quindi c'è tanto da fare. Numero uno, lui è il numero uno, sul welfare è una bomba, ragazzi.